E cari amici, penso che si riesca a vedere, nel caso faremo altre sequenze. E questo video è importantissimo, si approssima a un compleanno veramente speciale. Le due sorelle gemelle, quindi compiono gli anni nello stesso identico giorno, la regina di Sambala del regno di Sambala e la regina degli Anunnaki. Quindi gli Anunnaki che abitano all'interno del pianeta Nibiru, regno di Sambala, chi abita all'interno del pianeta Terra, uno dei 10 regni all'interno del pianeta Terra. Un tempo erano 9 regni, sono diventati 10 perché poi anche dei terrestri si sono stabiliti nelle viscere della Terra. Abbiamo detto la Terra ruota, abbiamo detto in numerosi video, cioè lo sappiamo, ok? Però cosa succede? Questa rotazione provoca anche all'interno, crea delle cavità che poi vengono anche sistemate da queste creature e abitano all'interno del pianeta Terra, dove riscaldate dalla luce interna. Sapete come quando ci sono i vulcani in eruzione c'è il magma, luce e calore, e sotto c'è acqua, luce e calore, dal centro della Terra. Ci sono anche altri regni, oltre al regno di Sambala, abbiamo il regno di Agartha, dove si produce anche molta frutta e verdura che si mangia nei mondi sotterranei, nei regni sotterranei. Ebbene, quindi, questo compleanno Halloween. Che festa è Halloween? Intendiamoci. È la festa tra quello che è l'estate, quindi l'autunno, e poi l'inverno. È la festa del cambio di stagione. Ed è un momento importantissimo. E adesso sì, stiamo vedendo delle situazioni del cambiamento climatico, ancora alluvioni, forti terremoti, naturalmente per chi sa accorgersene di queste cose. Stiamo notando, le notizie cambiano e quindi un luogo di natura. E perché qua? Ma questo, io ho fatto il tecnico agrario a Villa Cortese, qua in provincia di Milano, siamo nella pianura del parco naturale del fiume Ticino, qui tra provincia di Milano per andare verso poi la provincia di Novara, di là. E quindi ho fatto il tecnico agrario Villa Cortese qua vicino e noi esploravamo queste zone. Poi sapete già che non ho finito la scuola. Il primo anno, 3 sezioni di 24 alunni, si arrivava al terzo anno una sola sezione di 16 alunni. Era una scuola che, e quindi non era facile, essendo molto complessa la cosa. Non è che io devo essere per forza il migliore, io vado bene nelle cose che faccio. E cosa faccio? Faccio la divulgazione per Nibiru, praticamente un pianeta che ogni 3600 anni si approssima nel sistema solare, transita tra Marte e Giove nella fascia interna degli asteroidi. E infatti il fatto che ci siano questa fascia di asteroidi fa presumere già che ci fosse un pianeta prima. C'era Tiamat, da cui poi venne colpito da Nibiru e si formò da una parte la Terra. Teorie antichissime di cui non possiamo avere la prova scientifica, ma la prova scientifica è in questa fascia degli asteroidi. Come mai gli asteroidi, invece di andare ovunque, stanno soprattutto in delle
fasce, come se fossero dei pianeti che girano tutti insieme ma tanti pezzettini, fa presumere uno scontro di pianeti, vedete? Allora, comunque, quindi, le cose stanno così. Ovviamente, quindi, è chiaro, torneranno sulla Terra. Da una parte, gli Anunnaki con la loro regina, non so il nome perché io non è che mi metto a studiare sopra i libri, perché sopra i libri troviamo quello che hanno scritto. Io, il mio studio avviene per contatto con queste creature. Queste creature mi parlano e come così, perché no, io riferisco. E gli Anunnaki e la regina, ecco, che tornano sulla Terra dal cielo. Mentre le creature intraterrene, intraterrestri, del regno di Sambala, i regni sotterranei, ecco che tornano da sotto. E chissà quante, per esempio, aperture ci sono qui. Ma perché no? Perché sì, sì. Aperture, ed ecco che queste creature vengono da sotto. Per me vederle è grande motivo d'amore. Allora, certo, io ho divulgato Gennaro Gelmini, qua siamo praticamente nel parco naturale del fiume Ticino, oggi è San Gennaro, il 19 settembre 2022, il mio onomastico. A Napoli si celebra San Gennaro, il miracolo è già avvenuto stamattina, siamo a metà giornata e così, ok, ci credo a queste cose, benissimo. E anche queste creature, quindi, questo effetto, un effetto veramente eclatante di venire da sotto, dalle profondità. Ed è un grande amore, una grande gioia. Allora, Gennaro Gelmini, ma cosa si può fare con questa cosa? Aspettate. Se noi sappiamo che sotto è abitato, e noi sappiamo che sotto è abitato, ecco che quando sulla Terra avvengono questi sconvolgimenti, addirittura i poli che cambiano di punto, proprio si modifica la modifica dell'asse terrestre, quando avviene ciò, le persone possono avere timore, chissà cosa possa accadere. Invece, se psicologicamente voi avete questa certezza che sotto ci sono dei mondi sotterranei, sapete che ci sono anche delle creature che abitano sotto, che sono interessate che non il mondo non vada in frantumi, per intenderci. Quindi ecco che andrà tutto bene. Con questo grande amore che ci vogliono queste creature. E naturalmente, bellissimo, fantastico, l'amore e naturalmente il loro ritorno. Gli eventi, ovvio, un po' li stiamo vedendo, chi vuol vedere vede. Abbiamo avuto la siccità, abbiamo avuto le alluvioni, e stiamo avendo anche terremoti, anche se ne parlano di meno, terremoti molto forti in tutte le parti del mondo. Terremoti forti che ovviamente continueranno, questi eventi continueranno, perché si approssima questo avvicinamento del pianeta Nibiru con la sua forza gravitazionale. L'attrazione gravitazionale del pianeta Nibiru comporta questi scombussolamenti in tutto il sistema solare, pianeta Terra compreso. E naturalmente quindi aumento di terremoti, aumento di eruzioni vulcaniche come a settembre e anche a ottobre
2022, nel mese di ottobre 2022, nel mese di novembre 2022. Ed ecco che però stiamo vedendo questi eventi, però occorreva anche fare un video in un momento che sembra di tranquillità, non è vero, perché stiamo vedendo questi eventi, e però sappiamo già che ci saranno queste novità in concomitanza poi con le feste di Halloween. Halloween oggi si dice no, ma non festeggiate, aspettate un attimo, aspettate un attimo. È una festa che si è sempre festeggiata, è la festa delle regine, ed è una festa comunque da sempre che c'è, perché c'è da una parte l'estate e poi arriva l'inverno. Quindi è una festa che si è sempre festeggiata sotto vari nomi, praticamente la luce e l'oscurità, quindi l'estate e l'inverno, vari nomi, però è una festa d'eccellenza. Quindi Halloween si può festeggiare tranquillamente senza questo timore di chissà che cosa, perché inizia l'inverno, quasi come se non si volesse festeggiare per il timore dell'inverno. Quando è una cosa naturale, sappiamo che per esempio le piante hanno bisogno dell'inverno per poter poi d'estate vivere meglio, no? Perché hanno bisogno proprio della stagione invernale. Questo luogo va benissimo per una festa di Halloween, si adegua perfettamente. Siamo al discorso, il discorso proprio che si approssima questo periodo di completo cambiamento del pianeta Terra. Però naturalmente, se noi il pianeta Terra sappiamo, conosciamo bene tutto il ciclo che verrà, non abbiamo paura. Ecco, bisogna avere questa forza. Ci aiuteranno anche queste creature che abitano al di sotto. Perché il mondo cambia, però alcune volte mi scrivono, ma cosa possiamo farci noi? A livello psicologico, la Terra, no, ruota diversamente, i poli si scambiano, succedono tante situazioni, terremoti, ma vedete adesso gli uragani, tifoni, tornado, tantissimi eventi, gli tsunami, tutto. Finalmente adesso, perché fino a 2 anni fa dicevano ma quello lì, ma che sta a dire? No, le cose sono veramente così. Ma noi cosa possiamo fare? L'importante è la parte psicologica, perché se sappiamo che ci va, riusciamo, andrà bene, beh, allora andiamo incontro a delle difficoltà. Però siccome viviamo 100 anni, 120 anni, volendo, se riuscissimo a stare in salute, allora ecco che questi anni così difficili, però poi ci sarà il nuovo di cose fantastiche. Dire amore sembra una parola scontata, invece sarà un mondo veramente d'amore, stupendo, perché le persone veramente avranno i loro diritti, il loro diritto di poter amare, naturalmente amare tutti. Certo, è un po' particolare la parola amore. Allora, l'amore per la società, per il tutto, si può fare in qualunque momento. Qualunque cosa buona, qualunque cosa giusta, è amore. Poi, naturalmente, l'amore sessuale si fa in due e ovviamente ci deve essere il consenso di ambedue le parti. Quando c'è questo grande amore, allora ok, però deve essere qualcosa che ci porta veramente
a costruire l'amore di qualcosa di bello. Io non sconsiglio quelle cose lì, e fuochi così. Va bene. Quindi la parte psicologica, il sapere che a degli anni così difficili subentrerà poi qualcosa di fantastico. Allora lì dobbiamo trovare la forza, ok? Dovremmo trovare la forza. E questo periodo ovviamente, oggi è il 19 settembre 2022, settembre, ottobre, novembre 2022, è ovvio ci saranno queste situazioni difficili. Questo aumento, terremoti, eruzioni vulcaniche, stiamo vedendo le alluvioni, come abbiamo visto la siccità, frane, tutto, di tutto e di più. Sono gli eventi che tempo addietro la gente non ci dava peso, oggi bisogna effettivamente trovare soluzioni. E questo passaggio del pianeta Nibiru, il transito tra Marte e Giove, pianeta Nibiru uno scontrerà contro la Terra, pianeta Terra, transita tra Marte e Giove, nella fascia interna degli asteroidi. E però il suo influsso gravitazionale in questo periodo comporta queste situazioni. Avremo anche quindi terremoti e eruzioni vulcaniche in questo periodo, e però se sappiamo che superiamo questo periodo ci va bene, e se questo contatto con queste creature extraterrestri e intraterrene che avverrà, e sarà la nostra gioia. Allora, come questa fattoria che può tornare all'antico splendore, ho detto, ho fatto il tecnico agrario, ok, non l'ho finito, ve lo dico prima perché tanto, però queste cose vanno ristrutturate, questa cascina deve tornare all'antico splendore. E poi mano a mano trovate dei posticini fantastici da queste parti, non c'era bei posti, cercheremo di vederli. Quindi soprattutto io noto troppa gente, dico in generale, intendiamoci, troppe notizie veramente di persone che si lasciano andare, e invece la vita va, si deve aggrappare forte alla vita, perché questi anni tremendi, che siamo appunto andati in giro col pandino senza servosterzo, come anche questo periodo che si approssima, non ci devono buttare giù, perché sono dei periodi della vita, dei periodi che vengono e vanno via, che quando vengono sembra che durino per sempre, ma l'avevo detto agli amici, l'ho detto, guardate che non è per sempre. Quindi il periodo cambia. E così questa giornata sensazionale, torneranno le amate regine Anunnaki e del regno di Sambala, cambierà il mondo, questo genere di eventi aumenterà e cambierà il mondo. E vivremo finalmente però con questo, anche naturalmente i conflitti vengono a terminare, anche naturalmente stanno finalmente per appianarsi varie situazioni, e sarà poi il periodo che verrà, sarà veramente qualcosa di sublime. Vediamo un po' questa zona.
Ecco. Guardate il potere del nostro mondo. Il nostro mondo, il vero potere, ce l'abbiamo attorno a noi. Cioè, decidere se questa cascina debba rimanere in queste condizioni o essere una bella cascina. Tante cose, è la vita di ognuno di noi. Allora, cosa c'è di più bello? Anni difficili, addirittura difficoltà. Vabbè, ok, veniamo a dire al dunque cosa sono queste difficoltà. Abbiamo saputo 20% di famiglie che hanno difficoltà a pagare le bollette dell'elettricità. Ok, la pandina senza servosterce conclusa, ok. E per esempio, terribile dirlo, tante persone che la fanno finita, diciamo allora così, la fanno finita perché non trovano gusto per la vita. Dovete trovare gusto per la vita nell'arte, nelle cose belle, e non affliggetevi per questi periodi così tremendi. E non siate sempre perfettini, sempre egoistiche. Ok, sappiate gestirvi. Non c'è una ricetta per la vita, perché ognuno ha la sua ricetta. Io ho compreso, per esempio, vedete, perché dico, io non è che ho letto i libri per contatto, ma certo, i libri li leggo. Però perché mi dedico al contatto con queste creature? Perché noi pensiamo, in pratica, che per forza, almeno questa è la nostra religione, poi ognuno la sua. E notate le differenze, poi vengono ad appianarsi. Perché ci sono religioni che credono che il paradiso sia in cielo e ci sono religioni che credono che il paradiso sia sotto la terra. In realtà il bene è dove si fa il bene, il male è dove si fa il male. Tanto male si è fatto sopra la terra. Allora quando andiamo a pensare paradiso, inferno, ma dove, dove? È fare il bene e fare il male. Ci sono tante possibilità per fare il bene. Facciamo il bene. Ci sono tante possibilità per fare il giusto. Ecco, vi ricordate il principe, il figlio di Sambala? Una volta passeggiavo con lui e anche un troll che è una piccola creatura. Perché? Perché se succede qualcosa al principe, questa creatura lancia un sibilo che immediatamente accorrono tutti. Così il principe non si deve portare dietro tanta gente, tante creature, diciamo così, come scorta. Basta un troll che fa un fischio e subito accorrono tutti. Allora il troll mi dice, non dire, io ho detto, è buono il principe. È buono. E il troll mi ha detto, non dire buono, di è giusto, perché bisogna essere giusti, buoni, ma per fare bene bisogna essere giusti. La giustizia è che le cose veramente vengano fuori, nel senso, io devo vivere la mia esistenza, devo vivere 100, 120 anni, si spera almeno così, 120 anni di esistenza, benissimo, però decido di viverla con chi amo, ecco, e viverla serenamente, ma è mio diritto, facendo tante buone cose,
come ristrutturare una cascina e metterla di nuovo in moto. Ma questo dipende dal fatto che quando l'economia è anche questa, fa parte dell'economia anche i fallimenti, purtroppo. Mentre invece con un'economia di famiglia, familiare, ecco che non ci sono più tutte queste cose. La regina di Sambala è la madre regina, è la nostra seconda madre, è la nostra madre, la madre di tutti. E così possiamo vivere serenamente, come questa farfalla che ci allieta, come tante, tante creaturine, ed è tutto così bello. Vedete queste piantine un po' così grezze che crescono? Poteva crescere anche il grano, oppure fare magari la farina da queste pochine piante, vedete? Dal 19 di settembre 2022, San Gennaro, Gennaro Gelmini, da questa deliziosa cascina che ha una certa storia, magari proviamo a vedere vari luoghi. Comunque la cascina, è questa. E volendo siamo immortali, l'anima è immortale, c'è un qualcosa di oltre che è immortale. E noi nella nostra vita possiamo dare il meglio, ciò che è giusto.